Siamo saliti fino sopra il Parlamento. Ma tu dici quella rossa o? La rossa, eh. Attualmente il checkpoint è diventato altro che una meta per i turisti e nulla più. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo terzo giorno a Berlino. Oggi il tempo non è dei migliori, è molto molto nuvoloso e anche le temperature si sono molto riabbassate. La mattinata di oggi sarà dedicata al Pergamon Museum, che è il museo più bello e più grande dal punto di vista storico di tutta quanta la Germania. Abbiamo chiamato il taxi, vi consiglio di prenotare online la visita, perché innanzitutto andate a risparmiare e poi seconda cosa perché vi evitate di fare la fila. Tra 5 minuti arriva il taxi e alle 10 abbiamo l'entrata al museo, perciò venite con noi, andiamo a... Io sono Nabucodonosor, re di Babilonia, figlio di Nabopolassar, re di Babilonia. Con pietre smaltate di blu, ho costruito la porta di Istra per Marduk, il mio signore. Ho posto all'ingresso tori indomabili e draghi feroci e ho adornato questa porta con sfarzo affinché l'umanità intera la possa osservare con gli occhi ricolmi di meraviglia. Che vi do, non venite qui a Berlino dopo il 2019, perché tutta questa porta dal 2019 per almeno un anno sarà sotto ristrutturazione e quindi ve la perdete. Perciò se avete in mente di venire a Berlino, veniteci prima del 2019. Quando il dio Assur, colui che pronunciò il mio nome e rese grande il mio regno, consegnò nelle mie mani sovrane la sua impietosa arma, solo allora piegai in battaglia con le mie armi le innumerevoli truppe della terra di Lulun. Allontanai ruggendo le schiere delle terre Nairi, delle terre di Ciacci, Shubari, Nirbu, così come il dio Adad, il maltempo. Allora, il giro al museo termina qui. Mi raccomando, una cosa molto importante, perché sto vedendo adesso la fila, che non so se la vedete, è questa qua dietro, ma è una fila veramente molto lunga. Fate il biglietto online, costa 12,50 euro, risparmiate il tempo, noi siamo entrati subito e andate a risparmiare anche dal punto di vista economico. Per quanto riguarda invece proprio il museo, devo dire che è veramente un bel museo, soprattutto la porta di Babilonia, quando entri rimani a bocca aperta, ma poi tutto quanto il resto del museo in generale è veramente molto bello, lo consiglio. E peccato solamente che una parte del Pergamon era in ristrutturazione. Vabbè, sarà un motivo per ritornarci. Sono le 13 e la fame si sta facendo un po' sentire, perciò cerchiamo qualcosa da mangiare. Andiamo.